Un'ape Piaggio alla cui guida c'era un anziano si è schiantato alle 10:30 di oggi su un Alfa 147. L'incidente, che si è verificato per un mancato dare precedenza del piccolo furgone, si è verificato all'incrocio tra via Ferrini e la strada dei Loggi a Ponte San Giovanni di Perugia. Al nostro arrivo, il conducente del piccolo mezzo, che nell'impatto si è capovolto, era ancora a bordo dell'Ape Piaggio, il volto tutto coperto di sangue. Era vigile e chiedeva gridando di essere tolto da quel groviglio di lamiere. Tempo 15 minuti e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Madonna Alta di Perugia. Gli uomini del soccorso hanno dovuto lavorare circa un'ora per estrarre l'anziano dall'abitacolo accartocciato. Un lavoro preciso e puntuale effettuato con cesoi e attrezzi per aprire, nel vero senso della parola, la cabina dell'ape. Nel frattempo, dall'ospedale Santa Maria della Misericordia era stata fatta arrivare una unità di rianimazione mobile che ha provveduto a stabilizzare la persona che presentava una ferita alla testa e a trasportare. Portarla poi al pronto soccorso. Tanta paura invece per l'ultra ottuagenario conducente dell'Alfa che in auto viaggiava con la moglie. Per fortuna per loro il colpo che è arrivato dalla parte del non guidatore l'ha ricevuto la parte anteriore della vettura, dinamica questa che di certo ha evitato che i feriti fossero più di uno. Città praticamente bloccata e flusso del traffico ripristinato dopo un paio d'ore.